Oggi è una giornata importantissima, al di là di questo scontro tra Vigevano e Erba, che però per la classifica conta relativamente. Vigevano è prima matematica ormai da un sacco di giornate. Dall'altra parte Erba, che comunque vuole finire bene la sua stagione regolare per arrivare alla post-salvezza. Vi faccio vedere intanto i quintetti delle due squadre. Partiamo con Minoli, Bassi, Pilotti, Verri e Daniele Benzoni da una parte. Per Erba invece lo starting five con Smagnotto, con Gianluca Corti, con l'ex di turno Tommaso Colombo, con il fratello d'arte Paolo Cesana, il numero 16, e infine con Luca Brambilla col numero 18. Inizia la partita subito col primo possesso per Erba, che sicuramente vorrà giocare la sua partita. Tommaso Colombo da ex di classe segna subito. Tommy Colombo, 2-0 Erba. Tanto vi dicevo, sarà una giornata importante perché grazie anche alla regia di Jacopo oggi vedremo il live dai campi della Serie C Gold, soprattutto del girone B, perché l'ottavo posto è combattutissimo e oggi c'è un Cislago Mortara e un Galarate Opera che ha veramente tanto tanto da dirci, da farci vedere. Lo seguiremo live per vedere questa lotta all'ottavo posto, perché una vittoria di Cislago varrebbe l'ottavo posto matematico dentro per i playoff. Una vittoria di Mortara e una sconfitta di Opera farebbero quasi ugualmente. In realtà poi se Opera dovesse vincere e Mortara vince, allora lì sarebbe più complicato il cammino dei Cislakers. L'uscita di Brambilla dal blocco, spara il tiro, sbaglia, rimbalzo di Tommaso Minoli, Patrizio Verri. Tanto primi due di Pilotti nell'azione precedente. Bassi prova a penetrare uno contro uno contro Gianluca Corti, il fallo di Gianluca Corti, la rimessa dal fondo per la Fora Energy. Tanto gli Ultras continuano a cantare da un paio di settimane questo coro e finisce con "vogliamo la promozione". Questo è il sogno vigevanese quest'anno, tornare in Serie B e tornare ai livelli che la città vuole e a cui compete. La rimessa dal fondo per la Fora Energy affidata a Tommaso Minoli. Minoli, l'uscita dai blocchi di Verri, poi Benzoni che la prende. Pilotti, ribaltellato da Matteo Bassi, il blocco di Capitan Pilotti, va da Daniele Benzoni, fade away del Benzo che è in un momento di forma strabiliante, sbaglia però il tiro. Rimbalzo di Tommy Colombo, l'apertura per Stefano Ceppi che attacca uno contro uno Minoli, va fino in fondo Ceppi con la moto, sbaglia Benzoni, segue il rimbalzo Cesana, la prende Brambilla che vuole riattaccare uno contro uno Verri, virata di Brambilla, mano sinistra, sbaglia, rimbalzone di Capitan Pilotti. Pat Verri, uno contro uno, attacca, palla va da Minoli, chiamata a corna per lui. Anche all'andata nel primo quarto Erba aveva retto il colpo contro Vigevano, poi nel secondo quarto Vigevano era scappata e volata via e non c'era più stata partita. Benzoni, Bassi, uno contro uno contro Cesana, Bassi prende il tiro a tre, forzato ed è anche una mattonata tra virgolette, perché prende tanto ferro e anche un po' di tabellone, la palla non entra. Corti, l'uscita di Paolo Cesana che è ribaltellato da Stefano Ceppi. Ceppi va da Colombo, Colombo uno contro uno, step back da tre di Colombo. Mamma mia, l'assente la partita, l'ex di turno Tommy Colombo, 5 per lui e 5-2. Sicuramente giocatore agonista che vuole far vedere a Vigevano che era un giocatore importante anche per questa squadra e che vuole esserlo per le bocce di Erba. Pilotti prende, spara da tre, sbaglia, rimbalzo di Minoli che la tocca, va da Bassi, ancora da Benzoni, torna da Tommy Minoli, Minoli va da Pilotti, Pilotti riprende il tiro e solitamente quando Pilotti sbaglia un tiro, riprende il rimbalzo e attacco Vigevano, poi automaticamente mette la mano a posto e segna il tiro da tre, che in questo caso però viene dato da due, piede sulla riga, 5-4 il vantaggio di Erba. Ceppi, tiratore extra lusso per Erba. Colombo lotta con Minoli, Minoli va a prendersi il pallone, fallo di Paolo Cesana, la difesa di Tommaso Minoli che abbraccia lunghissimo, difensore fortissimo, soprattutto a giocare contro tutti i ruoli, su 1, 2, 3, 4 lui può difendere contro chiunque. E Paolo Piazza l'ha voluto tanto nelle sue squadre, da Saronno se l'è portato a Pavia e poi l'ha portato a Vigevano. Minoli, uscita di Verri, va da Pilotti,
ricezione ancora per Minoli. Verri con l'uscita dei blocchi, ha spazio per tirare a tre. Pat Verri, è un tiro giustissimo che deve prendersi. In rimbalzo di Corti, vola Ceppi dall'altra parte, c'è Brambilla che corre. Brambilla uno contro uno contro Minoli. Minoli regge per l'ennesima volta. Colombo, finta di tiro, torna ancora da Brambilla, uno contro uno di Brambilla che ha preso tantissimi tiri in questo momento. Passi di Luca Brambilla, c'era stato il tiro da tre per Gianluca Corti. Sento un fastidio Paolo Cesana all'anca, ha chiesto il cambio, si era alzato Andrea Rigamonti, entrerà sicuramente dopo Benzoni. Va ancora da Pilotti, profondo contro Corti. Corti ci mette le mani, la mano sinistra di Pilotti, Gianluca Corti va a rimbalzo e segue, bravissimo il 22enne a seguire il rimbalzo. Brambilla va da Corti, che dopo il rimbalzo è anche galvanizzato. Brambilla attacca uno contro uno, Benzoni gli ruba il pallone, Pat Verri in contropiede, campo aperto per Patrizio Verri, il fallo di Paolo Cesana è il secondo per lui, è l'end one dell'ex Fortitudo Bologna. Fuori Cesana e dentro Andrea Rigamonti, si alza anche capitan Marco Spreafico, che entra per il numero 18, Luca Brambilla. Spreafico, altro fratello d'arte, ad Erba ce ne sono parecchi, perché Paolo Cesana, fratello del Cesana che adesso gioca a Roma in A2, classe 1997, Luca Cesana per l'esaltezza. Spreafico invece ha una sorella che è fortissima anche lei, che ha giocato in Serie A. Una famiglia di cestisti in quel delle bocce. Ceppi, blocco di Corti, Ceppi prova ad attaccare, va da Andrea Rigamonti, uno contro uno contro Bassi, prova ad attaccarlo Rigamonti, c'è un po' di contatto, Corti segue a rimbalzo, Minoli bravissimo anche lui a seguire, Matteo Bassi ribalta il lato, Ceppi anticipa, ribaltamento il lato abbastanza molle, cambio per Vigevano, fuori Matteo Bassi e dentro Frank Buffini. Oggi piazza è parito con Minoli e Bassi e non come solitamente con Grugnetti e Buffini, sicuramente se lo può permettere, anche perché non è una partita che conta tantissimo dal punto di vista della classifica. Poi conoscendo piazza non ne vuole perdere una, anche perché il record chiaramente lo vuole mantenere. Fallo su Pat Verri, è rimessa dal fondo per la 4Energy. Gran rimessa di Vigevano, esce Daniele Benzoni, blocco di Pilotti, poi escono in due su Daniele Benzoni e Pilotti va a siglare il canestro da sotto, facile, le solite rimesse di Paolo Piazza che ne ha un book completo, può tirare fuori un sacco di rimesse dal fondo e dal lato. Ceppi avrebbe anche spazio per prendersi il tiro, non se lo prende, cercava Tommy Colombo, la palla è anticipata da Pat Verri. La rimessa dal fondo è per Erba, esce Benzoni e entra Maurizio Pavone. Piazza gestisce chiaramente i suoi cambi, ripeto, se lo può ampiamente permettere. Corti fa saltare Pavone, finta, palleggiare il suo tiro, la palla non prende niente, un tiro difficilissimo contro Pavone quello, anche perché Pavone poi col suo corpaccione si mette davanti ed è anche complicato. Minoli cerca Pavone, poi Minoli va a scambiarsi con Pilotti. La palla viene toccata due o tre volte da tutti. Pavone riesce a tenere il pallone in mano, la contesa e la palla per Vigevano. Qua Pavone poi dovrebbe scaricare un po' prima il pallone per Pilotti, che era aperto sul raddoppio portato da Colombo e da Gianluca Corti. Pilotti esce dal blocco, va da Frank Buffini che avrebbe spazio ancora per tirare. Spreafico, uno contro uno ancora di Frank, che attacca, va da Pat Verri, ha tanto spazio per tirare, sbaglia, Buffini va a prendersi il rimbalzo, va da Pavone e ritorna ancora dalle mani sagge di Frank Buffini. Blocco di Pavone, Buffini da tre con tantissimo spazio per tirare, ormai è un habitué, se passi dietro con lui, davanti, quello che puoi, poi se blocca Pavone ti lascia i metri. Bomba di Frank Buffini, Spreafico esce dai blocchi, va da Ceppi, Ceppi che potrebbe anche prendersi il tiro, Rigamonti, blocco di Tommy Colombo, Rigamonti uno contro uno contro, contro Pilotti, lo prova ad attaccare, Pilotti muove i piedi benissimo, la tocca a Pavone, la rimessa è per le bocce di Erba che stanno facendo però fatica in attacco. Dentro 19enne Giovanni Romanò, squadra giovanissima quella di Erba,
dall'altra parte dentro Ferri per Pat Verri, piazza nel giro di 6 minuti, ha già cambiato tutti tranne i piloti, quindi fa cambiare anche l'ampiezza del suo roster. Colombo esce per tirare da 3, sbaglia il tiro Colombo, era un tiro che si poteva prendere senza anche l'esitazione. Minoli va da Ferri, Ferri blocco di Pavone, si apre Pilotti, Pilotti blocco di Pavone, 4x5, Minoli va da Maurizio Pavone che adesso attaccherà uno contro uno, il movimento del Pavo che è di una bellezza indecente, movimento James Worthy quello, chiamato così. Pavone va a prendersi il fallo, rientra Benzoni per Pilotti, piazza da cambiare di tutti, i primi 5. Fa capire anche quanto vuole far giocare i suoi giocatori, magari 20-25 minuti a testa, non di più in questa partita. Pavone, precisissimo e lunetta anche nell'ultima partita contro Milano 3. Segna anche il 2 su 2, 14-5. Rigamonti, tanto dicevano prova a scappare. Spreafico, questo è ampiamente il suo tiro. Tabellata di Spreafico. Pavone esce col ball handling, chiaramente non è la sua qualità migliore il palleggio. Per Erba è entrato Smagnotto, che è il leader sicuramente emotivo e anche tecnico della squadra. Spreafico, l'uscita dei blocchi, Ricciola va da Colombo, Colombo torna da Rigamonti, si torna da Smagnotto, blocco di Colombo, Smagnotto va da Romanò, Romanò rivoltato da Rigamonti, Colombo uno contro un altro Pavone, giro e tiro difficilissimo. Minoli tocca il pallone, rimessa dal fondo per le bocce. Erba non sta trovando tiri semplici, tutt'al più tiri difficili da prendere sulla difesa molto solida della 4Energy. Blocco di Colombo e di Romanò, esce Spreafico che riceve e apre il pallone per Smagnotto, il blocco di Giovanni Romanò, Smagnotto prova ad attaccare uno contro uno, palleggia, resta tiro di Smagnotto, anche lui non prende niente, Rigamonti segue a rimbalzo, la prende Minoli, tocca tutta Erba, Smagnotto sbaglia un tiro semplicissimo da sotto, e se sbaglia anche questo sinceramente qua dentro diventa impossibile. Boffini, Minoli, blocco di Maurizio Pavone, Minoli attacca uno contro uno, l'alzata per Pavone, la bellezza di questo gioco di Polo Piazza, 16-5. Smagnotto va da Giovanni Romanò, va da Andrea Rigamonti, blocco di Tommaso Colombo, Rigamonti cerca Romanò, Romanò va da Tommy Colombo, uno contro uno, Smagnotto riceve, attacca, uno contro uno, Smagnotto fino in fondo, si appoggia morbido col terzo tempo, 16-7, canestro di Smagnotto. Minoli, blocco di Benzoni, Benzoni si apre a chilometri per tirare, non si prende il tiro il Benzo, era un tiro che poteva prendersi ampiamente. Leziosismo qua del Benzo. 1.54 alla fine del primo quarto, 16-7 per la 4Energy. Tommy Minoli va da Boffini, l'uscita dai blocchi di Boffini, sbaglia, rimbalzo di Giovanni Romanò. Smagnotto va da Giovanni Romanò, Rigamonti attacca il fallo di Maurizio Pavone. Intanto per la felicità di Jacopo Bene, in questo momento a Cislago è più 8, Cislago 23-15 al primo quarto, è lunghissima, però fa capire anche l'umore in quel di Cislago. Nel primo quarto mancano 8 minuti alla fine del primo quarto, 23 punti dei Cislaker, sono realmente tanti. Intanto qua canestro di Giovanni Romanò, pressione di Erba, Minoli batte la pressione, va da Ferri con un no look pazzesco, la pressione delle bocce,
superata così da Tommaso Minoli. Smagnotto, uno contro uno contro Ferri, infrazione di passi che ci sta ampiamente perché ha mosso il perno a Opera, invece è Opera 21, Gallarate 17, quella sfida per l'ottavo posto diventa realmente non interessante di più. Seguiremo veramente live in continuazione. 23-17 per Cislago, 11 di capitano Andrea Cattaneo nel primo quarto. 55 secondi al termine, qua al palo Basletta, Ferri ancora troppo spazio per tirare, Bassi va da Pavone, uno contro uno contro Spreafico, Spreafico fa anche fatica a reggerlo, gli tiene il braccio, Pavone attacca uno contro uno, ci saranno due tiri liberi per il bonus per la For Energy. Pavone che viene da un 2 su 2 e tiri liberi nella gita di prima, vediamo i prossimi due tiri liberi, mette anche il terzo, meccanica del tiro non invidiabile e tira praticamente con una mano, solo con la destra, la sinistra non la usa neanche, sbaglia il secondo tiro libero, Benzoni segue il rimbalzo, la prende Smagnotto, torna Matteo Bassi subito su Smagnotto, Spreafico va dal numero 15, Michele Crippa, Smagnotto attacca uno contro uno Bassi, ancora Smagnotto uno contro uno, difficile passare di lì, Spreafico riceve, potrebbe anche prendersi il tiro forzato di Spreafico contro Daniele Benzoni, rimbalzo di Boffini, ultima azione in questo momento per la Fora Energy, 20-9, Boffini contro Smagnotto e la pressione di Smagnotto su Boffini, Smagnotto continua a mettere pressione anche il petto contro di lui, Boffini lo riattacca, va da Bassi, tiro da tre di Matteo Bassi che non prende assolutamente niente, tanta pressione su Frank Boffini, di Smagnotto che l'ha messo in difficoltà, mancano 12 centesimi, direi che non c'è il tempo per prendersi niente, se non la tre per Pavone di Frank Boffini, non segna Pavonzilla, 20-9 alla fine del primo quarto, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo con il live della C-Gold, dove siamo 20-9 per la For Energy e non si vede l'ombra di Fabio Grugnetti, quindi credo problemi per lui, poi chiederemo magari meglio quale tipo di problema fisico ha Fabio Grugnetti perché non si è ancora visto in campo, immagino Piazza se lo voglia risparmiare. Il tiro di Michele Crippa che sbaglia il gancetto dal tiro libero. Boffini. Benzoni va da Alessandro Ferri. Ci sarebbe Pavone anche profondo. Ferri. Bassi va a bloccare per Pavone. La tocca Michele Crippa. Chiamata alta da Paolo Piazza. Chiama alto. Uscita dai blocchi di Ferri, Ferri che potrebbe anche prendersi il tiro, non se lo prende, va da Pavone, 4 secondi al termine, Boffini attacca uno contro uno Smagnotto, usa anche un po' di gomito per attaccare, Smagnotto ha preso una botta da Frank Boffini, Spreafico, va da Brambilla, Brambilla torna ancora dal suo capitano, Spreafico uno contro uno contro Ferri, apre il campo da Crippa, poi Romano, Romano torna ancora da Crippa, l'end one di Erba. Comunque fisicamente in questo momento sono più o meno tutti altri uguali tranne Smagnotto. Il 2 più 1 di Crippa e vediamo se diventerà anche più 1. E pallonetta sbaglia, Romano segue! Pavone Siera! Addormentato sul taglia fuori, 4-0 il parziale di Erba e si mette a zona 2-3 per le bocce,
Questa è la scelta di Cristian Testa, palla recuperata, ha sbagliato, corre contropiede, c'ha contro Pavone, si spaventa, poi prende il tiro. Quando hai Pavone che ti insegue, chiaramente ti guardi sempre un attimo. Benzoni dietro la schiena, e Sprafico quasi vola per terra, poi Benzoni palleggia, resta e tiro. Certo che ogni tanto ti chiedi la semplicità con cui può giocare Daniele Benzoni e Vigevano, perché momento di difficoltà fa il campo e palleggia, va dall'altra parte, palleggia, resta e tiro, canestro. Non ce l'ha nessuno Daniele Benzoni in questo campionato. Brambilla riattacca, Smagnotto tiro da tre in questo momento, quando poi entra in gas Smagnotto è questo tipo di giocatore, leader emotivo tecnico di questa squadra, lo ripeto perché è un giocatore sicuramente importante. 22-18 e l'Erba torna chiaramente sotto, Bassi riattacca, perde il pallone sulla pressione di Michele Crippa, fuori Bassi, fuori Pavone e fuori, vediamo anche chi, Daniele Benzoni, dentro Minoli, Verri e Pilotti. E Piazza Sarabia tantissimo con Maurizio Pavone per il rimbalzo concesso a Giovanni Romano. 2-2, 1-8, l'attacco di Erba per andare sotto di 2 o addirittura di 1 in questa partita. Per tornare a contatto, Minoli attaccato da Smagnotto, tiro difficile di Smagnotto, rimbalzo di Pilotti, corre Frank Boffini. Boffini, Minoli esce da blocco contro Smagnotto, Smagnotto gli tocca il pallone, fallo di Crippa. Erba va a raddoppiare sul pick and roll per mettere in difficoltà il playmaker e non farlo uscire il pallone. Rientra Ceppi per Erba, fuori Capitan Spreafico. Attenzione adesso alla pericolosità di Smagnotto e di Ceppi fuori dall'arco, perché sono due veramente veramente pericolosi. Boffini, uscita dal blocco contro Pilotti, altro raddoppio di Erba, Crippa lo porta profondo, Pilotti con Smagnotto che va a aiutare, ci mette le mani Smagnotto, fallo e canestro and one di Andrea Pilotti, il capitano. Pilotti segna il tiro libero, 2-5, 1-8 il vantaggio della 4 Energy. Ceppi, blocco di Crippa, blocco di Romano, si torna da Giovanni Romano, finta di tiro, Smagnotto ancora, torna da Ceppi. Ceppi, attenzione che è un tiratore perimetrale pazzesco, ha una mano stupenda, eccolo qua, lo dimostra il tiro da 3 di Stefano Ceppi. 2-5-2-1, Minoli attacca da solo, Crippa va a ostacolargli il tiro, parte Erba in contropiede, Brambilla uno contro uno, va da Ceppi, Ceppi ancora spazio per prendersi il tiro, va da Romano, attenzione al tiro a tre di Erba che se entra in partita e sente di potersela giocare, torna a contatto, meno uno le bocce, la bomba di Giovanni Romano, il time out di coach Paolo Piazza, e credo che adesso arriverà anche la sfuriata di coach Paolo Piazza. Vi stiamo facendo vedere in esclusiva con le nostre immagini dalla nostra regia il time out di coach Paolo Piazza. Vediamo se poi Vigevano esce da il time out come al solito. Intanto a Cislago siamo più 14, Cistellum 33-19, Cattaneo in spolvero pazzesco, 14 di Cattaneo, mancano 5 minuti al termine, Mortara in difficoltà, il tifo di Erba e delle bocce che si fa sentire pazzesco, la prima volta che al Palabasletta si sente il tifo anche di qualcun altro che non sia Vigevano, ed è anche la prima volta che al secondo quarto qualcuno torna sotto dopo essere stata anche meno 10 abbondante. Ferri, va da Pilotti, Minoli, di solito in questa situazione c'è Grugnetti che toglie le castagne dal fuoco, oggi Grugnetti non c'è, Ceppi mette pressione su Minoli, guarda la pressione di Erba, Minoli va a recuperare il pallone, bravissimo Ceppi che si butta, poi Verri,
poi Ferri, il tiro a tre di Ale Ferri che sbaglia, rimbalzo di Erba, Ceppi, attenzione, anche la possibilità di andare sopra per Erba sarebbe pazzesco. Brambilla attacca uno contro uno, passo di danza di Brambilla, forse c'erano anche le infrazioni di passi, sbaglia il tiro Boffini, va dall'altra parte Frank Boffini, brutto attacco delle bocce. Boffini usa il blocco di Pilotti, Ferri, ribaltamento di lato da Minoli, Minoli uno contro uno contro Ceppi, Ceppi lo contiene, Minoli attacca uno contro uno, l'alzata di Minoli sbagliatissima, bruttissimo pallone di Tommaso Minoli, Ceppi dall'altra parte, attenzione al tiro perimetrale di Erba, lasciato da solo Luca Brambilla, più uno le bocce, e ha dell'incredibile, perché non l'ho mai visto quest'anno, forse solo con la Robur qua dentro. Boffini, blocco su Brambilla, Pat Verri, il tiro da tre di Patrizio Verri, 2-8-2-6, Ceppi, maestro Erba è in partita, quindi chiaramente ci crede anche, si torna da Ceppi, il blocco di Crippa, Romanò si apre, vuole giocare uno contro uno, palla da Brambilla, difficile, Erba con le unghie e coi denti, trova un altro canestro complicato, sono in campo con Ceppi da playmaker e poi quattro intercambiabili, perché c'è Alessandro Colombo ma poi il resto sono tutti gli altri uguali. Non c'è un numero 5, giocano in 2, 3, 4 e 5 alla stessa maniera. Ferri da 3 con tanto spazio. Time out di Cristian Testa. Due bombe, una di Verri, una di Ferri per uscire da questo parziale di Erba. Però Erba è in partita, abbiamo una partita in questo momento. 31-28, il vantaggio della 4Energy. Time out, andiamo a collegarci un attimo anche con live della Chicago con l'aiuto della regia, perché Mortara ha fatto il parziale, torna a meno 5 a Cislago, 33-28, è una partita lunghissima, Opera è 32-24 con Gallarate, 32-25 per l'esattezza, partita anche lì veramente veramente lunga, Gallarate che non può sperare nella pool promozione ma può sperare nel vincere che Cislago vada ai playoff per essere prima in pool salvezza in classifica per gli scontri diretti. Nerviano ha messo le cose a posto contro Cerro Maggiore, il secondo e il quarto è iniziato da 4 minuti, 10-0 siamo in 4 minuti per Nerviano che ha rimesso la testa avanti, 25-22. Si torna qua alla palla basletta per Vigevano Erba, 31-28, le voci hanno fatto un parziale pazzesco a cavallo, a metà del secondo quarto. Brambilla va dal numero 14, Colombo, la palla viene toccata, il canestro di Luca Brambilla, 31-30, pazzesco le voci con questo quintetto con giocatori completamente tutti uguali. Colombo va a spendere il fallo non viene fischiato, Pavone va su, il fallo di Michele Crippa. Allora Colombo aveva chiamato il fallo, voleva fare fallo su Pavone, gli aveva tirato anche una sberla, gli arbitri non fischiano, poi Pavone va a prendersi il rimbalzo e fischiano sul contatto per andare in lunetta con due tiri liberi. Pavone sbaglia il primo tiro libero. 3-1-3-0. Secondo tiro libero per Pavonzilla. Mette il secondo. 32-30. Ceppi, Brambilla e Romanò si contendono il pallone. Romanò fa una follia. Va da Ceppi che mette calma e tranquillità. Brambilla. Uno contro uno contro Pat Verri, lo attacca, fischio dell'arbitro, fallo nel numero 0, Pat Verri. Rimessa per le bocce. Brambilla,
va da Romano, torna ancora da Luca Brambilla, che è sicuramente il giocatore più pericoloso in questo momento delle bocce. Ceppi, ricezione, Crippa, il tiro da tre di Erba, che nel secondo quarto ha dato tantissimi frutti. Colombo segue a rimbalzo con forza e va a prendersi il pallone, palleggia, il tiro di Brambilla che ci sta ampiamente. Rimbalzo di Ferri. Brambilla quest'anno sta viaggiando a 12 di media ed è chiaramente il miglior marcatore della squadra. Fallo di Alessandro Colombo. Penso esca proprio lui, sì. Il ventenne prodotto della Vivaio delle Bocce, che ha dato tanto dinamismo alla squadra. Non si è più rivisto Tommy Colombo e neanche Paolo Cesana, che ha avuto quel problema all'anca e non è più rientrato. Tommaso Minoli, Benzoni contro Giovanni Romano. Vediamo se c'è il classico fadeaway di Benzoni. Crippa va a metterci le sue braccia super lunghe. Ceppi in contropiede, campo aperto contro Minoli, lo attacca, va da Giovanni Romano. Romano finta il tiro, torna da Michele Crippa, poi Rigamonti. Vediamo adesso la pericolosità di Erba. Rigamonti attacca, ci sarebbe Ceppi completamente da solo, sbaglia il passaggio nettamente Rigamonti. Minoli, blocco di Pavone, no, Pavone va a bloccare per Verri. Verri esce contro Brambilla. Pat Verri, uno contro uno contro Giovanni Romano. Step back, tiro da tre di Pat Verri che sbaglia. Si segue a rimbalzo Brambilla contro Benzoni. Fallo di Luca Brambilla e due tiri liberi per Daniele Benzoni in un momento difficilissimo della 4Energy. Benzoni va a mettere il primo tiro libero e si rivede Tommy Colombo sul cubo del cambio a 2.46 dal termine. Segna il Benzo, il più 4, 34-30. Michele Crippa esce tra gli applausi del suo pubblico ed entra Tommaso Colombo. Rigamonti contro Frank Buffini. Rigamonti attacca, blocco di Giovanni Romano che poi si apre. Romano uno contro uno contro Buffini. Colombo ha questo tiro da tre, se lo prende e sbaglia. Primo ferro per lui. Minoli si riparte da Buffini. Buffini in campo aperto da tre, sbaglia il tiro. Pavone segue a rimbalzo, non la tocca nessuno. Parla le bocce di Erba. Ceppi, che si è preso poche responsabilità fino a questo momento, dopo la bomba messa non si è più preso tiri. Colombo va da Brambilla che attacca uno contro uno, ancora Luca Brambilla con le sue leve lunghissime, attacca Pat Verri, alza la parabola. Fallo di Pat Verri e due tiri liberi per Luca Brambilla, che sta dimostrando veramente di essere un giocatore pericolosissimo. Esce Giovanni Romano, anche lui tra gli applausi del pubblico delle bocce, e rientra Gianluca Corti. Brambilla e Lunetta. Corto il primo, ampiamente sul primo ferro. Vediamo il secondo giocatore. La stagione tira col 55%, quindi non una grandissima percentuale, infatti sbaglia anche il secondo tiro libero. Minoli contro Luca Brambilla, palla Pavone. Pavone torna da Frank Buffini, c'è Ceppi con Benzoni e poi adesso c'è Corti con Daniele Benzoni. Chiaramente c'è una differenza di chili notevole. Benzoni può col suo fadeaway aprire col gancetto, sbaglia il tiro il Benzo. Poi Ceppi va da Brambilla, uno contro uno, va da Rigamonti, Rigamonti riceve, attacca con reverse contro Frank Buffini, meno due di Erba. Minoli, Rigamonti su di lui, 1.30 al termine, sono bassi e Smagnotto sul cubo del cambio. Minoli va a prendersi il fallo di Rigamonti, due tiri liberi per l'ex Robur Saronno e Edime Spavia.
Smagnotto che rientra per Stefano Ceppi, che ha dato ordine ed equilibrio alla sua squadra alla grande. Rientra Smagnotto che sicuramente è più atleta e anche più agonista. Minoli, lunetta, mette il primo tiro libero, tiratore dal 61%, non una grandissima percentuale per lui in stagione quest'anno. Mette però il 2 su 2, cambio per la Fora Energy, esce Tommaso Minoli e rientra Matteo Bassi. 1:28 al termine del secondo quarto, 3-6 Vigevano, 3-2 le bocce Erba. Rigamonti va da Smagnotto, Smagnotto contro la pressione di Bassi, Brambilla che riattacca, Patveri ancora, Brambilla va da Corti, Corti che si apre per Tommaso Colombo, poi ancora Rigamonti, la gran circolazione di palla delle bocce, Colombo contro Pavone, non tiene il palleggio e il contatto, palla persa di Tommaso Colombo, ma la circolazione delle bocce era efficiente e buonissima. Cambio per Erba, dentro Daniele Sironi per Rigamonti, e Cristian Testa che dà spazio a tutti i suoi giovani e i suoi prodotti. Verri va da Frank Boffini, doppio blocco di Benzoni e di Pavone, Boffini potrebbe anche prendersi il palleggiare a Satiro, non se lo prende, Matteo Bassi contro Pavone e Colombo che si allacciano ampiamente. Colombo teneva Pavone per la maglietta, poi è finito per terra Tommy Colombo sul contatto, però il fallo è suo e ci sono due tiri liberi per Maurizio Pavone, il secondo quarto che dicevano si è aggrappata molto ai tiri liberi, alle sue percentuali in lunetta, perché al tiro ha fatto veramente fatica, soprattutto per il dinamismo delle bocce. Mette il primo Maurizio Pavone, sarà anche il secondo per lui, mette anche il secondo, 38-32, time out di Cristian Testa che vuole mettere a posto il suo attacco. 51 secondi, a Cislago è finito intanto il secondo quarto, all'intervallo siamo 43 per Cistellum, 36 per Mortara, quindi più 7 per Cislago in questo momento. Se finisse così in questo momento sarebbe Cislago ai playoff con la matematica. Opera è scappata dai più 15 in casa contro Gallarate, 44-29, e chiaramente rimane aggrappata al sogno pull promozione con la parità di Cislago. Dagli altri campi c'è un 46-15 di Lumezzane contro Manerbio, e dice tanto di questa partita. Nerviano è scappata un pochino sul più 7, 36-29 contro Cerro in casa. Gli altri risultati li abbiamo detti. Qua mancano 51 secondi e siamo 38-32 per la Fora Energy. Luca Brambilla si occupa della rimessa. Vigevano mi sembra anche in pressione con Bassi e Boffini davanti. Brambilla contro Matteo Bassi, c'è Benzoni accoppiato su Daniele Sironi. Colombo, l'uscita di Brambilla che proverà ad attaccare adesso Matteo Bassi. Brambilla palleggia, resta tiro da 3, tiro va corto, si va da Boffini. 30 secondi al termine del secondo quarto per andare all'intervallo, vediamo come. Bassi torna da Boffini, Boffini attacca uno contro uno Smagnotto, poi Matteo Bassi uno contro uno contro Brambilla. Boffini regge il contatto, va da Patverri, vediamo se gioca uno contro uno contro Corti. Verri attacca, palleggia il resto tiro, difficilissimo di Verri. Pavone segue, segue anche Brambilla, 5 secondi al termine, 4 secondi, 3, 2, 1, Brambilla attacca, si va da Corti, tiro di mano sinistra che non c'entra niente con la palla canestro. 38 Vigevano, 32 per Erba che nel secondo quarto ha dato una smorzata alla partita e ha dato anche un senso a questa partita.
Io vi mando in pubblicità, poi torniamo qua per seguire il live della C-Gold dagli altri campi e Vigevano contro Erba. Eccoci qua, tornati dal Pala Basletta per il terzo quarto di una partita che all'inizio non aveva niente da dire, molto probabilmente anche a livello di classifica di tutto, dopo che il primo quarto era finito 20-9, sinceramente tutti qua dentro hanno pensato, vabbè, classica partita di Vigevano, più 20, più 30, finisce lì. In realtà le bocce fanno parziale nel secondo quarto, mettono incredibilmente anche la testa avanti con un canestro di Luca Brambilla, costringono la Parola Energia a rimettersi sotto e con un po' d'aiuto dei tiri liberi, perché al tiro non benissimo, rimettono la partita a posto e vanno sul più 6, 3-8, 3-2. Però abbiamo una partita, sinceramente, da un lato siamo anche un po' soddisfatti di vedere una partita, di vedere che Vigevano rientra con i 5 dello starting 5, al di là di Grugnetti che oggi proprio non si vede, quindi problema fisico per lui e non ci sarà. Chiederemo magari meglio adesso come mai Fabio Grugnetti non è della partita. Aggiornamento da Casalino. Casalino News dice botta domenica scorsa per lui, quindi riposo precauzionale per Fabio Grugnetti. Erba rientra con Ceppi, Romano, Crepa, Smagnotto e Spreafico. Vediamo le bocce cosa riescono a dare in questi ultimi due quarti, dove qua dentro nessuno è riuscito a dare tantissimo. Solo la Robur è riuscito a rimettere un po' la palla in sesto, gli altri qua dentro poi hanno preso una sonora legnata. Non si parte benissimo per le bocce, si parte invece bene per Vigevano, fa il canestro di Tommaso Minori, 40-32. Minori, va lunetta, segna il tiro libero, 41 Vigevano, 32 Erba, più 9, e subito 3-0 per Vigevano dopo 20 secondi. Ceppi va da Crepa, Crepa riceve, va da Smagnotto, ricezione ancora di Ceppi, Ceppi va da Smagnotto, ancora palleggia, resta e tiro di Smagnotto. La pericolosità perimetrale delle bocce è pazzesca con Smagnotto e con Ceppi, possono prendersi qualsiasi tiro di tiro, c'è anche Spreafico e c'è anche Romano. Patverri contro Spreafico, lo attacca, va per terra il capitano Erbese. Fallo proprio del capitano col numero 6 delle bocce di Erba. Minoli che si incarica della rimessa, va da Daniele Benzoni, Benzoni fa saltare Romano, poi il blocco di Benzo contro Ceppi, Pilotti si apre a 3, è un tiro che in questa stagione ha messo sempre e comunque. Vigevano è rientrata con la faccia giusta dopo l'intervallo, chissà Paolo Piazza cosa ha detto dietro le quattro mura in spogliatoio. Ceppi, Crepa, va da Smagnotto, il blocco di Michele Crepa, Smagnotto prova ad attaccare, cerca un passaggio difficile per il suo lungo, fa la persa di Erba, 6-0 di parziale aperto per Vigevano. Minoli va da Pilotti, Pilotti avrebbe ancora spazio per tirare, va da Benzoni, profondissimo contro Romano, lo attacca. Vigevano vuole chiuderla adesso, subito all'inizio per non avere problemi dopo. Smagnotto va da Romano, Romano prende un tiro folle, sbaglia il tiro, credo arriverà il timeout di Cristian Testa dopo questo inizio. Minoli, uno contro Giovanni Romano, va da Patverri, messo il piede sulla riga laterale, niente time out per Testa e vuole vedere la reazione dei suoi anche in questo momento. 4-6-3-2 il vantaggio della Fora Energy. Smagnotto
va da Capitan Spray a Fico, l'uscita di Stefano Ceppi, Ceppi esce dal blocco, blocco di Giovanni Romanò, pick and roll laterale con Romanò. Benzoni è straordinario difensivamente e Vigevano difensivamente ha cambiato anche un po' il suo modo di essere in campo. Erba non riesce più a tirare, Minoli attacca, palla persa di Minoli contro Kripas, Maniotto riparte Ceppi, uno contro uno, Ceppi va fine fondo, si aiuta col ferro, chiamata 3 di testa, Smagnotto contro Tommaso Minoli, è una 3-2 adattata, pilota di Spreafico, spazio per Patveri, la finta di tiro, ci arriva Crepa, poi Daniele Benzoni con un chilometro per tirare, segue i piloti, seguono tutti, ma la palla la prende Spreafico e Erba con quella zona mista sta mettendo in difficoltà Vigevano. Smagnotto penetra fino in fondo, prova ad appoggiarsi contro Minoli, sbaglia il tiro, poi Boffini va dall'altra parte, sotto dietro la schiena per lui, per Patverri, sbaglia, Benzoni va a prendersi il rimbalzo, Pilotti avrebbe spazio per tirare, non se lo prende, Minoli va da Daniele Benzoni, ancora il Benzo, uno contro uno contro Giovanni Romanò, Romanò gli tocca la mano, fallo sul Benzo. Si fa sentire anche il pubblico delle bocce, la curva delle bocce di Erba. Spraffico la ruba a Patverri con la pressione. Arbitri non ha fischiato fallo. Ceppi attacca Benzoni. Pilotti gli porta via il pallone. Va da Boffini. Pareva che si sta accendendo anche un pochino con l'intensità. Boffini uno contro uno attacca. C'è Minoli, campo aperto per lui. Riattacca Smagnotto. Smagnotto regge difensivamente. Ancora Tommy Minoli. Si torna dal Benzo, vediamo Benzoni col suo fadeaway, gira, tiro del Benzo, immarcabile, questo lo fa solo lui. Smagnotto, campo aperto, and one di Smagnotto, e Erba non molla, fallo il canestro, il fallo di Tommaso Minoli, cambio per Erba, fuori Giovanni Romanò, è dentro Corti, fuori anche Ceppi e dentro Rigamonti. Testa fa girare tanto i suoi giocatori. Tanto dobbiamo vedere anche i risultati dagli altri campi della Gold, dove Mortara è rientrata con un'altra testa nel terzo quarto, 14-4 di parziale e più 3 di Mortara a Cislago. Mortara è questo tipo di squadra, è una squadra sicuramente pericolosa e in questo terzo quarto vuole far valere la sua sicuramente strapotenza fisica. Pontisso, un ex di turno qua per Vigevano, è a quota 15 in questo momento e Mortara più 3 a 4 dalla fine. Carviano è più 8, 49 a 41, mentre Opera è ampiamente scappata, 54 a 37. Smagnotto penetra ancora ad appoggiarsi contro Minoli. Fallo di Smagnotto su Tommaso Minoli. Si accende anche il pubblico di Vigevano. ...48 Vigevano, 37 per Erba. Benzoni prende la posizione profonda contro Corti, fallo di Gianluca Corti contro il Benzo. Benzoni lunetta con i suoi due tiri liberi, sbaglia il primo tiro libero Daniele Benzoni. Vigevano oggi è un po' non scollegata chiaramente col cervello, ma sicuramente meno concentrata delle altre partite.
Il pubblico invece è sempre quello. Rigamonti riattacca Minoli con l'hesitation. Fallo di Tommaso Minoli. Fuori Minoli e dentro Matteo Bassi. Fuori anche Daniele Benzoni e dentro Maurizio Pavone. Piazza catechizza Tommaso Minoli. Smagnotto torna da Rigamonti, blocco di Corti, blocco di Crippa, si apre poi Gianluca Corti, torna da Michele Crippa, riapre per Smagnotto, per Spreafico, scusate, Spreafico palleggia, arresto tiro da tre, se lo prende il capitano e sbaglia Buffini. Si apre Ferri, Spreafico con la pressione, Rigamonti la va a toccare, la tocca anche Pilotti, gli arbitri non fischiano niente. Gli arbitri richiamano Paolo Piazza e gli dicono che la prossima sarà fallo tecnico, la prossima protesta. Buffini va da Pavone, Pavone cerca Pilotti, passaggio lentissimo di Pavone, Smagnotto, Rigamonti, campo aperto, vediamo se arriva l'end one. Crippa va ad arrampicarsi al ferro, la palla magari poteva anche entrare e nega il 2 più 1 del suo compagno. Sono situazioni dove il giocatore per istinto va su per schiacciare, per saltare. Rigamonti lunetta e poi Rigamonti va a sbagliare il tiro libero, infatti. Come passare da un 3 punti a, vediamo, eventualmente un punto o addirittura 0, e sono 0 infatti. Sbaglia, Corti va a rimbalzo, segue, poi Smagnotto ancora! Va a far canestro, meno 10, Erba sicuramente la squadra che sta giocando meglio al palla basletta di tutti, al di là della Robur, è stata quella, sta giocando nettamente meglio. Ferri, pressione di Crippa, Pavone contro Rigamonti, due vanno a contatto, fallo di Rigamonti e lunetta per Maurizio Pavone. Cislago dopo aver fatto un quarto da 28 punti nel primo e un secondo da 15, nel terzo manca 1,40, ha fatto soltanto 4 punti, dall'altra parte 16 di Mortara, 52-47, blackout offensivo per il Cistellum. Segna il secondo tiro libero qui Maurizio Pavone, 50-39, Rigamonti, blocco di Crippa, blocco di Gianluca Corti. Poi Rigamonti prova ad attaccare, uno contro uno, corre Rigamonti contro Pavone, va a cercare una penetrazione difficile, Smagnotto uno contro uno anche lui, contro Buffini, palleggia, resta il tiro di Smagnotto. Ripeto, agonista vero e purissimo, perché poi quando sente di poter forzare è un giocatore dalle mani semplicemente ottime. Ferri, pressione, Smagnotto va ancora a toccarla contro Buffini. Buffini guarda il tempo, mancano 9 secondi al termine dell'azione. Frank attacca, uno contro uno, va da Pilotti, tiro a tre, forzato, Corti va a rimbalzo e la prende solo lui, Rigamonti prova a ricorrere Erba ancora sul meno 9, Rigamonti, ci sarebbero dall'altra parte tutti, Crippa, arresto e tiro, da solo, sbaglia il tiro, poi Frank Buffini contro Smagnotto ancora, Rigamonti contro Le Ferri, uno contro uno, il fisico di Rigamonti, Ferri butta fuori il pallone, non c'è il contatto. Secondo la coppia arbitrale, rimessa dal fondo per Erba. Che partita delle bocce sicuramente. Questo fa bene mentalmente perché le bocce in pull salvezza, se giocano così, si salvano sicuro. Spreafico va da Rigamonti. Chiamata 2 di Cristian Testa. Si va da Smagnotto, Crippa si apre. Poi Corti, Erba si muove veramente veramente tanto. Senza palla, Rigamonti va da Gianluca Corti, blocco, Rigamonti torna da Crippa, Crippa va ancora da Gianluca Corti, uno contro uno, la palla per Smagnotto, ci sarà l'infrazione di campo per le bocce.
finisce il terzo quarto a Cislago, 56 Mortara, 49 Cislago, che ha fatto 4 punti nel solo nel terzo quarto, troppi pochi per competere con Mortara. 20 a 6 il parziale di Mortara nel terzo quarto. È rientrato Bassi per prendersi cura di Smagnotto, che penetra contro Pavone, va nella giungla contro Pavonzilla. Bassi poi corre dall'altra parte, Boffini a metri per tirare da tre, scivola sul tiro, si è fatto male, attenzione. Momenti di sospiri in casa di Vigevano. Oh, si è sentito un palazzetto col fiato tirato su, perché Boffini che va per terra, Boffini non riesce a stare in campo e chiede il cambio. Fallo tecnico a Paolo Piazza. Allora, adesso vi rispiego cosa è successo. Time out, scusatemi, tecnico preso da Paolo Piazza. Alessandro Colombo, giocatore di Erba, che si sta tenendo le mani dietro la schiena, va ad applaudire Paolo Piazza per aver preso tecnico. Piazza impazzisce contro il giocatore di Erba, infatti lo sta guardando malissimo. Colombo sta facendo finta di nulla, si tiene le mani conserte dietro la schiena, facendo finta di non aver fatto nulla. E nella bolgia del pala basiletta va Smagnotto e Lonetta. E segna il tiro libero. Meno 10 per le bocce. Boffini mette pressione contro Regamonti. Poi Smagnotto contro Matteo Bassi. Si va da Colombo. Colombo apre da Corti, si ritorna da Smagnotto, ancora Smagnotto contro Bassi, Bassi gli mette pressione, è anche giusto ed evidente. Colombo va da Rigamonti, Rigamonti attacca uno contro uno, ci mette le mani Matteo Bassi, Bassi va fino in fondo contro Colombo, Colombo gli tocca solo il pallone. Rimessa dal fondo per Vigevano, Ferri, blocco di Bassi, si apre Pilotti, poi si apre Boffini per ricevere. Boffini contro blocco di Pavone, Boffini da tre, zoppicando, mette la bomba del più 13, importantissima. Bassi ancora mette la pressione su Smagnotto, lo batte uno contro uno. Bassi non lo può reggere, quando Smagnotto mette giù la palla per terra diventa ingestibile. Altro fallo di Matteo Bassi. Colombo prova ad attaccare lui uno contro uno, va Tommy Colombo, si riparte da Gianluca Corti con il blocco di Corti per Regamonti, Regamonti che ha spazio per penetrare, uno contro uno, Regamonti con la moto, va fino in fondo, meno 11, Erba è sempre un po' lì a contatto e vuole giocare questa partita. Boffini, Ferri ha tantissimo spazio per attaccare Colombo, si ritorna da Boffini, Boffini contro Smagnotto, il blocco, Corti, c'è Smagnotto contro Pilotti. Ferri attacca Colombo, uno contro uno, alle Ferri, vai al tiro, rimbalzo di Colombo, poi Rigamonti, prova a ripartire Erba subito con Smagnotto, Smagnotto palleggia, resta tiro da tre di Smagnotto, che ha questo tiro sicuramente nel suo bagaglio tecnico. Boffini prova a mettere calma a 50 secondi dal termine di questo terzo quarto, avvincente sicuramente. Ferri prova a cercare Pavone, blocco di Pilotti, Pilotti si riapre contro Rigamonti, Pilotti uno contro Rigamonti, ci mette il petto Rigamonti, bravissimo,
a far valere i suoi chili e la sua stazza. Rigamonti ancora a penetrarlo contro uno contro Bassi. Rigamonti va da Colombo, tiro aperto di Tommaso Colombo da tre. Lo mette Tommaso Colombo, meno 8 per Erba. 19 secondi al termine, c'è Benzoni sul cubo del cambio, ma non credo che ci sarà un cambio ormai, quindi Benzoni poi tornerà credo in panchina. Buffini, blocco per Smaiotto, Buffini ancora troppo spazio per tirare a tre, mattonata di Buffini. Corti, Erba anche l'ultimo tiro, Corti fa una follia, mancavano 5 secondi, si è preso il tiro da metà campo, è la seconda volta che Corti si spaventa di quando Matto manca la fine, tira per aria, una preghiera. Bassi alla rimessa, mancano 40 centesimi, direi che lanciarla non è una grande idea, perché Serba la fa uscire, c'è rimessa dal fondo, la palla non la prende nessuno, 5-5 Vigevano, 47 Erba, meno 8, abbiamo una partita, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Allora, visto che siamo la TV anche dello sport della pallacanestro, al di là della C-Gold, vediamo anche un live, state seguendo noi sulla finale di Coppa Italia di Serie A1, dove Brescia sta vincendo 39-36 contro la Fiat Torino di Paolino Galbiati. Risultati invece dagli altri campi, in questo momento Mortara è sopra di 6, 6-1, 5-5 a Cislago, mancano 5-39 al termine della partita. Nerviano è più 15 in casa contro Cerro, ormai agilmente 6-3, 4-8. Opera è più 16 con Galarate, mancano 2-39 alla fine del terzo quarto. Vediamo come andranno a finire queste partite, ma soprattutto il live da Cislago sarà importante, perché delineerà tanto di questa classifica in C-Gold. Ceppi palleggia questo tiro da tre per lui, non se ne prende tantissimi di tiri. Rigamonti segue a rimbalzo, segue anche Colombo che ci mette le mani, contesa e rimessa per Vigevano, ma Erba segue a rimbalzo, il tiro di Ceppi poteva essere importante anche per almeno 5. Andiamo a vedere anche un paio di statistiche. In questo momento c'è a quota 12 Capitan Pilotti, a quota 9 Benzoni, a quota 9 Pavone, a quota 8 Alessandro Ferri, gli altri non benissimo. Dall'altra parte c'è Smaniotto a 15, dominante in questo momento, e poi c'è il 7 di Romano, il 6 di Brambilla e gli 8 dell'ex Tommaso Colombo. Benzoni, fade away in questo momento per lui contro Corti, cadendo indietro, e questo Corti a difenderlo fa fatica, non può fare nulla perché poi il Benzo si appoggia e va su. Colombo va da Rigamonti che riattacca ancora, uno contro uno, mamma mia, Andrea Rigamonti, sei per lui, ma che partita che ha fatto fino a questo momento. Pavone, meno 8 ancora per Erba. Pavone va da Ferri, Ferri si libera di Rigamonti, poi ancora Benzoni, si cerca adesso lui contro Corti, in questo momento per forza, perché Corti a reggerlo fisicamente fa proprio fatica, e anche tanta. Berri con l'uscita dal blocco da tre, sbaglia il tiro Pat Verri, rimbalzo di Tommy Colombo, si va da Stefano Ceppi. Gianluca Corti, ricezione di Rigamonti, si torna ancora da Ceppi, che palla da Corti, di Ceppi, meno 6, 5-7, 5-1, si diverte anche Jacopo in regia, almeno vediamo una partita quest'anno al Palabasletta, perché poi sicuramente in pool promozione qua dentro se ne vedranno anche di belle e di più intense, però è anche bello vedere una partita. Pavone mette un piede sulla riga, sulla pressione di Tommaso Colombo, e la palla delle bocce, ha appoggiato male il piede Maurizio Pavone. Attacco di Erba, 8 dalla fine, incredibile, meno 6, vediamo. Ceppi, blocco di Corti,
Poi Ceppi ferma il palleggio, fallo di Benzoni. Che sinceramente non ha idea di che cosa ha commesso. Primo fallo per il Benzo. Rigamonti va da Corti, si torna ancora da Rigamonti contro Alessandro Ferri, vediamo se lo attacca, no, Colombo, finta contro Pavone, ancora Tommaso Colombo, finta, non attacca, Colombo poi va a toccare il pallone, scontro a due con Benzoni, Corti avrebbe anche spazio per tirare, lo lascia Colombo, vediamo da tre Colombo, sbaglia, va corto, Colombo segue a rimbalzo, ancora spazio per Ceppi da tre, sbaglia, segue Gianluca Corti, pazzesco, pazzesco, 5-7 Vigevano, 5-3 time out di Paolo Piazza. Andiamo a vedere con l'aiuto anche della regia il time out di coach Paolo Piazza. Pubblico di Vigevano si diverte, in qualsiasi caso, che sia più 30 o anche una partita punto a punto, che poi a livello di classifica conta nulla, però è la Vigevano dei record, sicuramente il record non si vuole perdere e le bocce credono in un sogno che sarebbe, avrebbe veramente dell'incredibile, assisteremo a qualcosa di unico in questo momento. Minoli va da Benzoni contro Colombo, spostare Colombo è un pochino più difficile, tirare in testa Colombo è anche più difficile, rimbalzo di Corti, la grande difesa delle bocce, Ceppi, blocco di Colombo, riattacca Ceppi Ferri, poi blocco di Colombo, il blocco di Corti, Ceppi ancora, va da Tommaso Colombo che prende l'uscita dai blocchi, Colombo esce per Corti, Corti va da Rigamonti, uno contro uno di Rigamonti, forzato, sbaglia, rimbalzo di Patrizio Verri, Minoli, ricezione di Ferri, si torna da Benzoni, Corti si allaccia clamorosamente con Pilotti, lo abbraccia perché non può fare altro per marcarlo, quinto fallo di Gianluca Corti che però ha fatto una partita di sostanza, di generosità incredibile, e rientra Michele Crippa, c'è Luca Brambilla ancora in panchina seduto, che è uno dei giocatori più pericolosi della squadra di testa. Minoli va da Patverri contro la pressione di Colombo, poi Ceppi contro Minoli, Minoli lo riattacca, blocco di Pilotti, Pilotti si apre, prova a battere Colombo, mano sinistra di Pilotti, sbaglia, rimbalzo di Crippa, Vigevano fa fatica a far canestro, Rigamonti, blocco di Colombo, si apre Crippa, Ceppi, tiro da tre, importante per Erba, lo sbaglia Stefano Ceppi, questo dava il meno uno, Minoli, blocco di Pilotti, si va da Ferri, ancora si agganciano in post basso, Ceppi e Ferri, fallo di Stefano Ceppi, Smagnotto entrerà in campo per un bravissimo Andrea Rigamonti che ha fatto un terzo quarto sontuoso, adesso era realmente un pochino stanco, 6-19 al termine, più 4 Vigevano, rimessa per Benzoni, sulla pressione di Colombo, Ceppi, va da Colombo, si corre da Smagnotto, Smagnotto prova a riattaccare Patverri, Smagnotto si schianta contro il fisico di Patrizio Verri, rischia anche di farsi male, palla persa delle bocce, Minoli, Benzoni, ricezione, tiro a tre del Benzo, testa chiama subito il time out perché
Questa Parese la sta giocando e se la vuole giocare fino in fondo. Giustamente 6 minuti 0-1 al termine di questa partita. 60 Vigevano, 53 per le bocce Erba. Tutti in piedi al palo a Basletta. Si ritorna in campo a Cislago, la gara è praticamente finita perché il risultato dice 75 Mortara, 61 Cislago, più 14 di Mortara, manca un minuto al termine. Quindi Cislago butta via l'occasione dei playoff matematici. Ceppi palleggia da resto, tiro da 3 contro le braccia di Benzoni, sbaglia il tiro, Erba ha sbagliato 2-3 tiri da 3 che potevano riportarla veramente a contatto con Vigevano. Minoli va da Ferri, Ferri uno contro uno contro Smaiotto, vediamo se fa spalere i suoi chili, i suoi centimetri, la sua esperienza. Smaiotto fa vedere anche un po' il movimento, si butta per terra, non c'è niente per la coppia arbitrale. Ceppi va da Smaiotto, Smaiotto ancora col blocco di Crippa, prova ad attaccare, uno contro uno, finta, gancetto, le mani di Simone Smaiotto, 17 per lui. Ma che partita ha fatto! Pressione di Erba, Colombo va a raddoppiare, poi Benzoni, Ferri, Piloti lasciato da solo da 3, sbaglia, segue Minoli. ...64-55 più 9... ...4-30 al termine... ...Ceppi... ...va da Smaiotto... ...tiro da 3 da lontanissimo di Smaiotto... ...che si mette anche questa... ...viene giù tutto... ...Minoli... ...va da Benzoni contro Colombo... ...poi Ferri ancora contro Smaiotto... ...c'è un 1-on-1 abbastanza complicato per Erba... ...si apre Pilotti... da 3, 6-7-5-5 più 12 Vigevano, che nel momento decisivo ha tirato fuori le unghie e gli artigli per dare il là a un parziale importante. Crippa va da Colombo, Colombo attacca uno contro uno, Piloti sbaglia il tiro, Minoli segue il rimbalzo, prende il rimbalzo, palla per Ferri, così la chiude Vigevano, bomba di Ale Ferri. Non è game set e match, ma ci siamo quasi. 70-55. Colombo va da Ceppi. Si torna da Tommy Colombo. Poi Crippa ancora contro Smaiotto. Smaiotto riattacca Ferri. C'è un po' di contatto. Smaiotto lo fa vedere. Riparte la 4% di Vigevano. Tecnico a Smaiotto. Piazza Ringa, il palo a Basletta, come piace a lui. ...71-55... dopo il tiro libero anche di Ferri, Ferri che prova a riattaccare
Sprafico, si va da Benzoni. Vediamo Benzoni che va col suo movimento. Fallo in attacco del Benzo. E il Benzo che a questo fischio non ci sta assolutamente, perché è un fischio abbastanza ingeneroso. Finisce a Cislago, 75 Mortara, 63 Cistellum. E adesso Cistellum aggrappato anche un po' alla sorte. Benzoni recupera il pallone. Pallaccio di Tommy Colombo, abbastanza anche duro. Opera invece più 18, 7-7-5-9 in casa contro Gallarate. E mancano 7-35. Gallarate ormai mi sembra anche un po' improbabile. Quindi Opera che va a riagganciare in classifica Cislago. Ci sarà un Mortara Opera come finale. Ci sarà anche la Val Ceresio dentro in questa lotta. Insomma, ne vedremo delle belle sicuramente per l'ottavo posto. Brambilla prova ad attaccare Benzoni, la gran difesa del Benzo che ci mette la mano sulla mano di Luca Brambilla. Fallo di Daniele Benzoni. Rientra Daniele Sironi per Michele Crippa. Rimessa dal fondo per Erba, che aveva dato tutto tra terzo e quarto quarto. E aveva fatto anche un po' spaventare il Palabasletta, poi vigevano in questi ultimi 3-4 minuti, ha dato una sterzata pazzesca e ha finito e chiuso la partita. Sprafico, va da Daniele Sironi che è appena rientrato per Crippa, poi Luca Brambilla da 3, in and out il suo tiro. Minoli, blocco di Benzoni, Minoli, Pilotti si apre, poi Matteo Bassi. Bassi va da Pilotti, Pilotti riceve, si torna ancora da Tommaso Minoli che attacca uno contro uno. Smagnotto sbaglia, Brambilla parte in contropiede, campo aperto, spazio per Spreafico da 3 che sbaglia il tiro, segue ancora Luca Brambilla, poi Sironi, Colombo, torna da Smagnotto, uno contro uno contro Minoli, mano sinistra di Smagnotto che si schianta contro la difesa, non ne ha più Erba che ha finito tutta l'energia che aveva. Minoli va da Pilotti, Pilotti da Benzoni, fino in fondo il Benzo. Più 20, game, set e match per la 4Energy, che ha rischiato qualcosina nel secondo, terzo, quarto, poi in questo ultimo quarto c'è stato niente da fare, vigevano acceso la luce e da lì non c'è stato veramente più niente da fare. Minoli a attaccare Sioroni, dietro la schiena di Minoli per Benzoni, batte Colombo il Benzo, scarico per Pilotti, fa il canestro di Pilotti, la chiude anche in bellezza vigevano. Rigamonti, vediamo per chi rientra, rientra per Smagnotto che esce con i suoi 17 punti dal campo Divigevano dopo aver fatto una partita sostanziosa. Smagnotto lo applaude il pubblico di Erba. Lunetta per Andrea Pilotti, capitano, che sbaglia il tiro libero. Pilotti va a commettere il fallo perché voleva far entrare Jacopo Bottacin, ha sbagliato il tiro libero e poi per far entrare il giovane Under è andato subito a commettere fallo per concedere 1:04 a Jacopo Bottacin. Brambilla, Rigamonti riceve, attacca Minoli, ancora Rigamonti, Rigamonti gran palla da Sprafio che sbaglia anche questo, era un tiro ampiamente alla portata. Minoli contro la pressione di Sprafico che ci mette le mani abbondantemente, poi ancora Minoli
che ha subito una miriade di falli, e l'arbitro ha fischiato fallo in attacco a Tommaso Minoli. Fischio sono indecoroso questo. Applausi per Fabio Grognetti, che oggi in campo non si è visto. Brambilla palleggia il resto del tiro, sbaglia, Erba non ha più segnato praticamente nel quarto quarto, più 22, mancano 24 secondi al termine, credo che più o meno sarà anche il risultato finale. Pavone da 3, verrebbe giù il palo a Baslet con la bomba di Maurizio Pavone. Sprafico, attacca uno contro uno, fallo di Jacopo Bottacin. Sei secondi e 29, scende tutto il pubblico di Vigevano perché è l'ultima partita della regular season per il Pala Baslet, poi si passerà direttamente ai playoff dopo l'ultima giornata. Vigevano chiude imbattuta la stagione regolare dentro il Pala Baslet, manca una partita al termine della stagione regolare per la Vigevano dei record, che chiude 7-7, 5-7 anche questa partita col più 20 alle bocce di Erba, che però è stata una delle pochissime squadre a dare filo da torcere ai vigevanesi, con un terzo quarto arrembante della squadra di Cristian Testa. Poi Vigevano con i suoi singoli è scappata via.